7 esercizi per tenere allenato il Krav Maga da soli. Ovvero, come allenarsi e mantenere alcuni skill di base invece di piangersi addosso perché non si può andare in palestra o allenarsi con un compagno. Questo video ovviamente è dedicato ai praticanti di Krav Maga. Ciò nonostante, mantenendo la struttura ma variando le tecniche, può essere utile anche a praticanti di altre discipline che abbiano la stessa necessità. Gli esercizi sono stati scelti con il criterio di mantenere il maggior numero di abilità fisiche di base e coprire il più ampio ventaglio possibile di esercizi che possono essere svolti da soli, senza particolare attrezzatura, in uno spazio ridotto, ma come sempre ben utilizzare il buon senso. Un allenamento che per spazi, sicurezza e rumore può avere senso a casa propria non è opportuno alle volte in una stanza d'albergo. La scelta potrebbe o dovrebbe essere modificata anche a seconda delle necessità del singolo, le sue eventuali limitazioni fisiche oppure gli obiettivi specifici. Non vi è nessun ordine nell'elenco di questi esercizi, nessuno di questi di per sé fondamentale o prelude all'esecuzione dei successivi. Ognuna di queste aree può essere allenata a diverse intensità, ovviamente in singolo oppure in circuito. In questo video elenco 4 aree: l'attutimento, gli esercizi di attutimento e rialzata, gli esercizi di shadow boxing o shadow sparring, come li volete chiamare, esercizi di precisione ed esercizi di coordinazione e footwork. Iniziamo dai primi: esercizi di attutimento e rialzata. In quest'area rientrano tutti gli esercizi di attutimento a terra e, avendo spazio e una superficie idonea o sufficiente condizionamento, anche di rotolamento. Il Krav Maga è una disciplina di contatto e, non disponendo di un partner, l'unico modo per mantenere il condizionamento, una forma diciamo di condizionamento, l'attitudine a ricevere, a sostenere i colpi, è quella di eseguire degli attutimenti al suolo e i rotolamenti. Questo è quello che passa il convento. Inoltre, cadute e rotolamenti sono tutt'altro che improbabili in una situazione reale, così come è importante allenare tutte le varie tipologie di rialzata proprio per questo motivo. Eseguire in sequenza cadute e rialzate, magari utilizzando un protocollo Tabata ad esempio, è tra l'altro un ottimo esercizio cardio, provare per credere. Shadowboxing. Il combattimento con l'ombra è un ottimo esercizio per tenere le tecniche d'attacco e di difesa ben allenate, ben affilate. Può essere eseguito in diverse modalità, selezionando solo alcune modalità come per esempio solo le braccia, solo le gambe, solo attacchi, solo difese, combinando diversi elementi assieme come ad esempio difendere il terzo attacco che si è fatto all'interno di una combinazione, quindi sinistro-destro gancio, difesa di gancio per esempio, difesa di gancio con le schivate. Alternare azioni a mano nuda con azioni con armi improvvisate, per cui esegui la tua combinazione di attacchi o difese, prendi un'arma, fai la stessa cosa o qualcosa di similare con l'arma, oppure cambiare le posizioni di partenza per ogni sequenza, quindi facendo delle sequenze in piedi, poi delle sequenze partendo da terra, diverse posizioni delle mani appoggiate al muro, da seduti, insomma. L'unico limite è la propria fantasia. Senza esagerare. Esercizi di precisione. Colpire preciso è meglio che colpire forte. Lo sa chiunque sia stato colpito in un occhio, anche in modo leggero. Colpire forte e preciso è il meglio che si possa chiedere. Ma la precisione non la si allena con la forza. Per cui, 3 modalità per quest'area. La prima, colpire con gli arti superiori. Qualsiasi elemento leggero che possa essere appeso è un ottimo bersaglio. Non usare oggetti pesanti, anche con un foglio di carta puoi fare un ottimo lavoro, perché stiamo parlando di lavori di precisione, ok? A seconda di che bersaglio hai a disposizione, puoi allenarti ad essere preciso con i pugni oppure con i colpi di dita, partendo da una condizione rilassata. Esercizio con gli arti inferiori. Scegli con che parte del piede colpire un bersaglio che possa essere toccato senza che lo si danneggi. I colpi devono essere controllati, ricorda che stai allenando la precisione. Scegli bersagli ogni volta diversi in modo da allenare diverse traiettorie. Qualsiasi tipo di suppellettile va bene, quindi se vuoi puoi tirare su un muro senza chiaramente lasciare impronte cose simili, puoi tirare su una sedia, eccetera. Tanto devi lavorare di precisione, quindi vai semplicemente a toccare con il piede nella parte in cui hai deciso di toccare. Infine,
ti puoi allenare anche con le armi improvvisate, quindi oggetti simili a lame, oggetti simili a bastoni, oppure anche a frusta. Maggiore attenzione sulla scelta dei bersagli, soprattutto su dove ti stai allenando, in modo tale da non distruggere tutto ciò che è attorno a te. Gli stessi esercizi fatti con gli arti superiori possono essere adattati alle armi improvvisate. Coordinazione e footwork. In rete puoi trovare tonnellate di esercizi di coordinazione e footwork. Per gli esercizi di coordinazione, scegli uno per volta ed eseguilo sino a che non ti esce senza aver bisogno di pensarci. Aggiungi altri esercizi sino ad arrivare a un minimo di 3 e poi inizia a farli in sequenza, cambiando dall'uno all'altro in modo fluido. Gli esercizi di coordinazione fatti con gli arti superiori possono essere mischiati ad altri esercizi cardio a basso impatto, come per esempio il jumping jacks o la corsa sul posto. Ottima idea unire esercizi di coordinazione e tecniche di attacco e difesa, allenando le sequenze per un maggiore carico mentale. Per il footwork, lavoro in modo analogo. Gli esercizi di footwork più interessanti per un cravista sono quelli del pugilato, con cui il Krav Maga condivide parte della sua natura originaria insieme alla lotta libera. Imi, il fondatore del sistema, era sia un pugile che un lottatore di libera agonista. Quando non ci si può allenare nella propria palestra, si fa di necessità virtù, almeno questa è la mia filosofia. Avendo la possibilità però di allenarsi con un partner, si può imbastire un allenamento decisamente più vario e interessante. Da prendere in considerazione se si ha la possibilità, magari perché si è in viaggio, ci si trasferisce in un'altra città per un periodo di tempo sufficientemente lungo, è quello di avvicinarsi e di iscriversi in una palestra per praticare un'altra disciplina. Quelle che esalteranno i vostri skill di Krav Maga, dandovi anche una migliore comprensione della disciplina, per come era e come va intesa, come era originariamente e come va intesa, sono sicuramente discipline con una forte componente pugilistica e di lotta. Se si ha accesso solo all'attività non di combattimento, scelte interessanti sono il calisthenics, il crossfit e lo yoga. Ed è tutto.